La società romana era rigidamente patriarcale e le donne erano poste in una condizione di inferiorità, escluse da molti diritti fondamentali come nel mondo greco. Ciò valeva anche per le donne libere, che fin dalla nascita e per tutta la vita erano sottoposte all'autorità del pater familias, vale a dire il genitore maschio e il marito dopo il matrimonio. Esse non avevano di fatto capacità giuridica né autonomia economica, dipendendo in tutto e per tutto dall'uomo che esercitava su di loro la patria potestas. Non avevano neppure un nome proprio, poiché le figlie femmine erano chiamate col nome della gens cui apparteneva il padre. La figlia di Marco Tullio Cicerone, ad esempio, si chiamava Tullia, mentre quella di Ottaviano Augusto aveva nome Giulia, poiché il padre era della gens Iulia. Se in una famiglia nascevano più bambine, le si distingueva con appellativi del tipo maggiore o minore, come nel caso di Agrippina Minore, la madre dell'imperatore Nerone. Soprattutto nel periodo arcaico la donna romana era vista come moglie e madre, quindi si sposava precocemente e il suo dovere sociale era mettere al mondo e crescere molti figli. Le virtù femminili erano la fedeltà coniugale e la pudicizia, il che spiega perché in molti testi alcune figure di donne vengano idealizzate e descritte come angeli del focolare, intente a filare la lana e badare alla casa in attesa dello sposo. Ecco come Catone il Censore, nel suo trattato sull'agricoltura del II secolo a.C., descrive i doveri della moglie del fattore, riflettendo in gran parte la concezione che i romani avevano anche delle donne di condizione libera. La moglie deve temere il marito, non sia dedita al lusso e non frequenti quasi per nulla le altre donne. Non riceva ospiti, non vada a cenare fuori casa, abbia cura della pulizia e mantenga sempre l'abitazione in ordine. Il divorzio era possibile, ma in genere era il marito a richiederlo quando dal matrimonio non nascevano figli. Se l'adulterio femminile era giudicato moralmente sconveniente, non così era per l'uomo che poteva avere relazioni extraconiugali, talvolta in modo ufficiale con l'istituto del concubinato. Solo Augusto nel primo secolo a.C. tentò di moralizzare i costumi con la Lex Iulia, che prevedeva pene severe sia per i mariti che per le mogli adultere. La legge ebbe scarsa applicazione e rientrava nella politica augustea di sostegno alla famiglia, che scoraggiava il celibato e incentivava le coppie ad avere figli. Le donne erano anche escluse dai diritti politici, poiché non potevano votare né ovviamente essere elette a una carica pubblica. La loro condizione migliorò in parte tra la tarda Repubblica e l'inizio dell'età imperiale, ma solo in quanto quelle di ceto elevato potevano avere una vita sociale più attiva e maggiore libertà in campo sessuale. Poco o nulla cambiava invece per le schiave o le donne povere, che continuavano ad essere relegate in un ruolo del tutto marginale. Nell'alta società romana vi furono esempi famosi di donne con una condotta spregiudicata, come Clodia, la sorella del tribuno Publio Clodio Pulcro, che forse è da identificare con la lesbia amata dal poeta Catullo. La donna, sospettata di aver causato la morte del marito, fu la principale accusatrice nel processo contro Celio Rufo, imputato nel 56 a.C. per crimini politici. Il giovane, amante della stessa Clodia, fu difeso da Cicerone che nella sua arringa cercò con successo di screditare la donna mettendo in luce i suoi comportamenti scandalosi. Ecco un passaggio del suo discorso giudiziario. Ma se una donna che non ha marito aprisse la sua casa alle brame di tutti, se si mettesse a fare apertamente una vita da meretrice, se banchettasse con uomini a lei estranei, se si comportasse come una prostituta sfrontata e procace, un giovanotto che le si accompagnasse lo chiamereste adultero? Questa visione moralistica si ritrova anche nelle opere di alcuni autori della prima età imperiale, ad esempio il poeta satirico Giovenale, che nei suoi versi spesso critica le donne dai costumi troppo liberi e rimpiange un modello femminile ispirato ai valori tradizionali. Nella Satira Sesta, che è una lunga rassegna di esempi di donne da lui giudicate immorali, emerge una rappresentazione idealizzata della matrona dedita alla famiglia, ormai impossibile nella Roma moderna a causa del declino del mos maiorum e del lusso eccessivo. Ecco come Giovenale si esprime nei suoi versi, in cui spesso attacca anche omosessuali e stranieri. Una condizione modesta garantiva un tempo la castità delle donne latine, le distoglievano dai vizi la casa minuscola,
La fatica? Le mani rovinate dalla lana etrusca. La pace troppo lunga ci ha guastati, più funesta della guerra, su di noi incombe la lussuria. La situazione cambiò solo in parte con la diffusione del cristianesimo, perché la nuova religione da un lato predicava l'uguaglianza di entrambi i sessi di fronte a Dio, dall'altro ribadiva l'inferiorità della donna e la sua sottomissione all'uomo. Nonostante tale ambiguità, molte donne cristiane trovarono nel nuovo culto un'occasione di riscatto sociale e un modo per rivendicare un'autonomia fino ad allora negata dalle tradizioni pagane. Diverse cittadine romane si convertivano al cristianesimo ed entravano nelle comunità, talvolta facendo cospicue donazioni grazie al patrimonio di famiglia di cui disponevano. Famoso poi il caso di Perpetua, una giovane cristiana vissuta a Cartagine all'inizio del III secolo che fu condannata a morte nell'arena per essersi rifiutata di abiurare la sua religione. La sua storia è racchiusa in un'opera giunta sino a noi, una sorta di diario in cui lei stessa racconta la sua esperienza e si mostra ferma nella fede. La ragazza non cede di fronte alle preghiere del padre che cerca di farla desistere e compie le sue scelte in modo autonomo, ribaltando lo stereotipo della figlia sottomessa al potere del pater familias. Questo è il passaggio in cui il testo presenta la fanciulla, celebrandola come esempio virtuoso di martirio. Furono arrestati alcuni giovani catecumeni. Tra di loro anche Vibia Perpetua, nobile di nascita, di cultura elevata, matrona in quanto degnamente maritata. Aveva circa 22 anni, fu lei a narrare tutta la vicenda del suo martirio, di suo pugno e di propria volontà. Tali esempi si inserivano comunque in un contesto sociale simile a quello antico, in cui le donne restavano sottomesse all'autorità degli uomini ed erano escluse dai ruoli chiave del cristianesimo, situazione che si è protratta con pochi cambiamenti per tutto il Medioevo. La morale cristiana ha spesso contribuito a riaffermare lo stereotipo della donna votata alla famiglia e relegata in una posizione subalterna. Tuttavia la Chiesa moderna si è aperta a una rivalutazione del ruolo femminile nella società e nella comunità religiosa, per quanto molte questioni restino ancora irrisolte. Si è dovuto comunque attendere il Novecento per arrivare alle principali conquiste dei diritti delle donne, e il cammino per una piena e completa parificazione tra i sessi è ancora da ultimare in tutti i paesi del mondo.